Amici Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Manlio da Latina vorrebbe sapere se è meglio caricare i polsi subito nel takeaway o caricarli a metà dello swing. Ogni giocatore ha delle proprie caratteristiche fisiche, ha delle proprie caratteristiche di elasticità muscolare, ha delle proprie caratteristiche di tecnica di swing. Quindi noi dobbiamo riuscire a rispettare le caratteristiche del giocatore. Sicuramente il polso va caricato durante il movimento. Quando va caricato, dovrebbe caricarsi in maniera normale, data dal peso del bastone, senza andare a pensare quando. Quindi, quando noi siamo in posizione, possiamo fare anche degli esercizi dove andiamo ad alzare il bastone verso l'alto e ad abbassare il bastone. Alzo il bastone e abbasso il bastone. Quindi, quando io alzo il bastone, il mio polso si carica progressivamente. Quindi, quando faccio uno swing, il polso viene a caricarsi progressivamente e si scarica progressivamente in discesa. Quindi non c'è un momento dove carico il polso, se no sto spezzettando lo swing. L'armonia, la fluidità del gesto sono importanti. Più noi riusciamo a renderlo naturale e meglio è. Quindi dobbiamo lavorare bene sui fondamentali, grip e posizione. Lavoriamo bene sul trovare la posizione corretta davanti a palla e lavoriamo sul mantenere un'armonia nello swing e quindi lasciar muovere il polso in maniera naturale a caricarsi e a scaricarsi andando a togliere pressione. Più noi togliamo pressione dalle mani già in address e più il bastone lavora sulla sua linea in maniera naturale. Dobbiamo rispettare le nostre caratteristiche fisiche, dobbiamo rispettare la nostra armonia. Vi aspetto alla prossima puntata.